voglio di... unboxing di questo zaino. Bene, allora appoggio di Alessia, dai che facciamo l'unboxing, la recensione tasca per tasca. Allora prima cosa, questo... un pannello solare. Allora vai a staccare, vai a staccare questi qua, guarda, per far vedere come funziona questo. Ok, guarda, c'è bisogno che lo stacchi tutto. Allora, vediamo che il pannello solare ha una taschettina sul retro nella quale possiamo attaccare il cavo USB per prendere la corrente che va a ricaricare il nostro power bank, e quando noi avremo bisogno di energia il power bank si sarà ricaricato. È importante, il power bank e il cavo non sono compresi nello zaino. Poi il pannello solare lo possiamo anche appoggiare e utilizzare separato anche dallo zaino. Non c'è bisogno che sia attaccato allo zaino per funzionare. A queste taschette, fai vedere questa quanto è profonda. Sì, laterale, cioè praticamente sono due tasche diverse, perché una sopra qua e una sotto. Apri questa, facciamo, sentiamo il rumore della zip che apre, fai sentire. Madonna, che ASMR ragazzi, che ci verrebbe. Vai, allora, per qua c'è una terza tasca. Sì. Sempre sopra questa. Adesso la tasca principale, apre. La tasca più grande. E c'è lo scomparto per tenere comodamente un computer, nel mio caso un 13 pollici, e anche un tablet col suo scomparto a parte. E ultima chicca, cadavi frangenti, la sera che si illumina un po' di più. E ragazzi, spazi laterali per tenere bottiglie. Che ci sono delle tasche per infilare dentro queste. Ah, quindi il porta, cosa, se non lo vogliamo usare, lo facciamo sparire completamente, vedi? E qui ci possiamo tenere anche un piccoli segreti, tipo, che ne so, 50 euro, 100 euro. Un milione di euro. Ok. Allora ragazzi, a un prossimo video e ciao! Ah, link in descrizione. E il link in descrizione, un bel pollicione, e l'iscrizione non può mancare mai, eh? L'iscrizione è importantissima. Ciao!